Durante i primi giorni dopo la nascita, la mamma nutre il suo bambino con il colostro. Piccole quantità molto nutrienti. Liquido dorato, denso e appiccicoso. La quantità varia da donna a donna. Contiene grandi quantità di DHA, globuli bianchi, proteine. Rafforza il sistema immunitario, previene l'ittero e l'ipoglicemia. La montata lattea è una tappa normale della lattazione. Avviene tra il terzo e quarto giorno dopo la nascita. La produzione di latte aumenta rapidamente. Se il bambino non si attacca bene o il bambino non beve bene, il seno diventa più grosso e duro. Se il seno è molto duro, l'areola diventa tesa e lucida. Il bambino non riesce a poppare. Per poter attaccare il bambino, l'areola deve essere morbida. Se l'areola, al tatto, somiglia al lobo dell'orecchio, pur con un seno più duro, il bambino berrà più facilmente. Se l'areola, al tatto, somiglia alla punta del naso, il bambino avrà difficoltà a prendere il seno correttamente.